Era dal 2019 che non venivamo a Whistler, siamo finalmente tornati. Red Bull Joyride, ragazzi, 2022. Decimo anniversario del Red Bull Joyride e infatti hanno deciso di costruire un percorso alle mie spalle coi controcoglioni. Adesso faremo il course check e vi faremo vedere nel dettaglio tutti i salti di questo percorso unico nel suo genere. Ma prima ne approfitto perché finalmente ho la notizia più grande dell'anno da darvi, ragazzi. A grandissima richiesta, dopo il successo dell'anno scorso, vi posso finalmente presentare la nuova collezione. Quest'anno abbiamo voluto fare le cose in grande e non ci siamo limitati a fare solo un guanto, ma abbiamo fatto bensì tre guanti ispirati ai tre momenti più belli della mia vita. Il primo guanto che abbiamo pensato rappresenta proprio il Monza Pizza Bike Park, ragazzi. Verde perché il park una volta era il campo da calcio. Il grigio perché è vero che il park è verde ma siamo in mezzo alle case. Le dita proprio con tutto questo puntinato ricordano molto il guanto da portiere. Le righe bianche che sono il mio logo stilizzato sono le linee del campo da calcio proprio. Come anche i palmi che vedete sono un po', ricordano il centrocampo, l'area di rigore, tutte quelle cose lì. Il secondo guanto è ispirato al periodo quando giravo in skatepark. Fortunatamente vicino a casa avevo uno skatepark in legno, infatti il palmo ricorda il legno del vecchio skatepark, ma l'ambiente era comunque un ambiente street urban e per questo la grafica del guanto riprende molto i graffiti e il cemento, che è proprio lo stile degli skatepark moderni. Insieme a Manuel il grafico abbiamo deciso di mettere il mio logo graffittato. Una chicca di questo guanto è che, come memoria che mi è rimasta impressa di quel periodo, proprio all'ex macello mi ero rotto il mio primo osso, lo scafoide. Avevo subito la mia prima operazione chirurgica e questa linea riprende proprio la cicatrice che mi ha lasciato quell'operazione. E per il terzo e ultimo guanto ci siamo ispirati al Joyride 2015. Il mio primo Red Bull Joyride è stato un momento che ha segnato la mia carriera. Al tempo, ragazzino, sbarbato, giravo senza guanti, infatti cadendo mi ero grattato tutte le nocche. Il bianco e il rosso riprendono la bandiera canadese con anche tutti i pinetti di sfondo, mentre il palmo con le stelline è un tributo proprio all'America, al Colorado Pride Festival, dove ho vinto la wildcard proprio per partecipare al mio primo Joyride. Ci siamo sbattuti e abbiamo fatto andare la nostra creatività ispirandoci a tre momenti fondamentali e cercando di dare una differenziazione di colori e di stili ai guanti in modo da accontentare tutti i vostri gusti. Mi raccomando, ragazzi, in descrizione trovate tutti i guanti. Ricordatevi che sono guanti da riding e quindi devono stare belli attillati, ragazzi. Le taglie, meglio prenderle più piccole che più grosse. Ragazzi, quest'anno il corsa ha 10 salti trickabili, di cui ci sono delle cose un po' strane. Partiamo da un drop veramente piccolo e con l'atterraggio molto corto, sembra, seguito immediatamente, senza neanche farti prendere respiro, da uno step down che non è piccolo, Non è piccolo, raga. Sembra. Si entra in questa curva, ragazzi, che dimensione prime. Prime. Ragazzi, poi questa bella curva ti mette su due cazzo di salti enormi con la rampa sempre alta, boh, 3 metri e mezzo, 4. I due salti sembrano standard, classici del Joyride. Qui sono curioso di capire la velocità, sinceramente, perché boh, così non si capisce frenare, non frenare. Poi ci sono due roller dove probabilmente serviranno per capire un po' la velocità. Per quel salto là che è veramente strano, perché hai la possibilità di scegliere se saltare a destra o a sinistra. Sembra molto molto incazzata la rampa, ragazzi. Secondo me il feeling sarà di una hip barra spina. Fatto? C'è scritto di non salire. Albi, fai scendi in free ride. Uscite, è poco free ride questo arboretto. Free ride. Dopo quella Y, quella doppia hip, praticamente si entra, però avete presente il gioco dell'oca? Non so se ve lo ricordate, ragazzi, cioè tipo varie strade e vince chi arriva per primo. Poi ci sono diverse opzioni, tutte che però portano anche sul piatto gigante. Si smonta. No, vai. Mi chiamo un
È un muro, né? La cosa che a me spaventa di più è uno, il gap per entrare. Sono già 3 metri a entrare e 3 metri a uscire alla fine. E boh, bisogna interpretare un po' come si vuole. Cioè, una volta scesi, puoi scendere di qua, prendere quella via. E com'è il passatempo? Tutto per arrivare. The big boner quando ti viene. Come vi abbiamo spiegato in un video, boner significa Proprio il Caterina, Topo Tommaso. No, però. Ragazzi, boner mastodontico come al solito. Se riuscirò a non cartellare sul quarter, dovrò anche passare sopra un ponte, rischiare di cadere giù dal ponte e arrivare all'ultimo drop, ragazzi. La struttura finale che darà finalmente alla gloria eterna del Red Bull. Sollievo questo. Andiamo a vederlo assieme. Qua stai arrivando all'ultimo salto, il Jared. Arriva su con un fronni. Rischia di cadere al boreto. Arriva, vai, vai, vai. C'è il pubblico che acclama Albi. E qua cosa fai? Io credo che siamo sui 4 metri di altezza di drop, di gap proprio da dove inizia il landing. L'unica cosa che mi inquieta, sinceramente, è che la passerella qua sopra piatta non è lunghissima. Ora, basta chiacchiere, vi abbiamo fatto vedere tutto il percorso. Domani, porca la, ci sono le prime prove, ci caghiamo addosso. Non lo so, il Jared è sempre così. Quando prima di partire dici, sì sì minchia farò quel trick, eh. Poi lo vedi al vero e dici a Natale può. Ragazzi, iniziano le prime prove. Chiaramente dove andiamo a parare sulle prime prove? Bestemmiare come non hai fatto mai. Non ho idea di come si faccia. Sto guardando un po' come l'affrontano i primi rider. Ah, tra l'altro ragazzi, un nuovo caschetto. Ma non lo mostriamo in questo video, ma lo mostreremo nei dettagli in un prossimo video che giriamo proprio qua a Whistler nel park. Tu. Buongiorno. Vediamo com'è la situa qua. Ho già provato. Loro lo usano così. Adesso mi avvicinerò per provare a salire e scendere un po' di volte. I think the best way is what they did in the beginning, just jump in. Exactly, turn around in the corner, exactly. And, come back. And maybe just the first time, just jump in, stop. A Natale puoi segnare come non hai fatto mai. È Natale, bestemmiamo di più. Ok, fa paura, però è strano da fare. La cosa che non si percepisce da fuori è la velocità a cui si prende. Nel senso che già solo per far così e riscendere, quando forte, quindi per fare tutto il giro, se uno vuole la curva sopra, diventare veramente forte. Ero abbastanza veloce, mi sentivo, per girare. Bisogna curvare, bisogna entrare, fare vup. Sto cercando di immaginarmelo. Entri, giri, devi uscire di qua. Vediamo. Not of braking, right? I didn't try, but. Ah, okay. And this, before the second one, yeah. Did you try? Yeah. And? Brake all the way. Bene. Ah, merda. Oh. È Natale, è Natale, bestemmiamo di più. Oh, shit. È a caso sto corso. Oh. È Natale, bestemmiamo di più. È tutto sbagliato di velocità. Non è questione di saper girare o no qua. È proprio che l'hanno costruito male. Ah. Proprio la merda, la merda, la merda, la merda, la merda. Sai come lo chiamiamo in Italia noi questo? Una merda. Cazzo fanno a farli così di merda? Cioè si impegnano, eh. Porca puttana. Shaper della stamina. Shaper. I salti non devono essere belli da vedere, devono essere belli da girare. Porca di quella puttana. Secondo giorno di prove, raga. Oggi riparto da zero. Ho rinfrescato bene la mente stanotte, quindi voglio rimanere positivo e cercare di abituarmi a queste velocità strane. E vediamo di farla fruttare stamattina. We'll be right back.
dopo il dramma, il mental breakdown di ieri, oggi già decisamente meglio. Soprattutto il primo pezzo sto iniziando proprio a capire la velocità. Cioè, il punto è che quando c'hai salti così devi riuscire a sentirla un po' la velocità. Non è che c'hai un riferimento vero e proprio. Ho super contento perché in realtà quest'anno abbiamo un giorno in più di prove. Cioè abbiamo iniziato martedì, oggi è solo mercoledì e ho quasi già fatto tutta la run. Quindi sono molto molto safe. Terzo giorno di prove, ragazzi. Doveva iniziare normale, ma c'è stato un piccolo inconveniente ieri pomeriggio. Mi si è incastrata la mano sotto la maglietta e non riusciamo più a toglierla. Oh. Che cazzo è quella sporgenza che c'è lì? Che sta notizia forte stanotte. Ieri l'alboreto pomeriggio siamo andati a girare una discesa, morto secco. Se volete scoprire cosa è successo all'alboreto, ragazzi, dovete aspettare un prossimo video perché ho filmato tutto. Però questo video è quello del Crankle, quindi qua si parla solo di Crankle, di Red Bull Joyride. L'unica feature che mi manca da treccare è il boner. Testo tutto tranne il boner. Sono saltata dritta due volte. Oggi mi concentrerò solo boner e me la prendo con calma per rilassarmi un po' per i prossimi giorni, che sono gli ultimi due giorni, compreso il giorno del conto, che sono di solito i più stressanti. Ragazzi, mattina del Joyride, stiamo preparando un po' tutte le cose da portarci dietro. Come vi ho spiegato già nel video di Innsbruck, quest'anno per tutti i contest, siccome non voglio assolutamente essere influenzato da pesi strani di videocamere, ingombranti qua di là, ho deciso di utilizzare lei, la Insta360 Go 2, credo la telecamera più piccola e leggera al mondo, solo 26 grammi. La cosa figa di questa telecamera è che potete metterla sia orizzontale che verticale, ma tanto non cambia niente perché il sensore è quadrato. Quindi scegliete poi in post dall'applicazione se mettere il video in 16 noni orizzontale o in verticale per le clip di Instagram e le storie in 9 sedicesi. Controllate il sito di Insta360 perché spesso e volentieri, ragazzi, di Insta360 mettono sconti che potrebbero farvi risparmiare veramente qualche soldino. Come dicono gli americani, it's go time, baby. Speriamo che il vento a sto giro non ci dia troppo fastidio, perché abbiamo avuto delle ottime prove veramente, ma il vento oggi un pochino c'è, un po' infamello per adesso, rimaniamo positivi fino alla fine. Are you ready to see the 2022 lineup of riders for Red Bull Joyride? Raga, quando vi diciamo che a Red Bull Joyride c'è un'atmosfera indescrivibile che ti toglie il fiato. Raga, non ha senso, tutte le volte che sono in cima a questo Rolin sono ansiato per la gara. Allo stesso tempo dico, mi fa emozionare tantissimo questa cosa. Primo Joyride, manina sudata, c'è. It's from Monza, Italy, the home and central home, so stylish. He's been with us for such a long time. Third in Innsbruck in 2020. Straight into a nice cork 7 landing, a little low. Again, another situation. Che salto di merda. Dove cazzo sono atterrato? In Africa. All right, well, we cannot rest here at Red Bull Joyride. Torquato Testa, our next man to drop. He is in the gate, and Torquato is on course. Starting things off with that 360 bar. Drops into the course. 360 barsman. We know he can be a threat here. Six back and George getting that court. 720 on that. Off a can. Big corked out
7. 720 on that. Nice, straight into a cash roll. Is making it happen. Get the tailwind there on that hip. Now coming into the sphere from the downside, airing out, bar spin out. The Italian here adjusting things after that issue in run number one. There you go. Now coming down into our cannon log here. Big backflip pull. Looks like maybe he was looking for something else. Maybe some bar spins in there. I saw him kind of pinch his knees. Straight backflip down. Solid run up. Yes. Abbiamo la gara. Non chiedetemi perché non ho fatto flip Superman sul boner. Non ne ho idea, peccato. Però vabbè dai, ho fatto una run top to bottom. L'importante è godersi adesso questi momenti, ragazzi. Ragazzi, Red Bull Jarrett è concluso. Alla fine sono arrivato decimo. Come avete visto, ho sbagliato su boner. Boner, ho detto, è facile, easy. Dovevo fare flip Superman, non so per quale motivo ho sbagliato. Cioè, non so perché non ho fatto Superman. Non lo so, non chiedetemi il motivo, non ne ho idea perché. Però da dopo il boner mi è un po' sceso, quindi non ho nemmeno fatto flip tuck dal drop finale. Prendiamo questo decimo posto, prendiamo un po' di punti, torniamo a casa. Finalmente inizia la mia vera vacanza adesso a Whistler. Ragazzi, vi ricordo che in descrizione ci sono i guanti. E noi ci vediamo al prossimo contest, che sarà il Red Bull District Ride a Norimberga. Bella.